A me sembra surreale che nel 2023 qualcuno proponga una discarica in un quadro ambientale di pregio, peraltro in un'area vicina a una realtà come Urbino, che è un patrimonio mondiale dell'umanità, ma soprattutto quando tutte le normative europee e internazionali dicono che oggi le discariche andrebbero chiuse, quelle esistenti, e le strategie internazionali moderne prevedono che ci sia la strategia rifiuti zero e che quindi tu i rifiuti cerchi di riutilizzare, riciclarli, rilavorarli, ma non li butti certamente in una discarica. Quindi siamo di fronte a un progetto francamente obsoleto e che comunque non è compatibile con una zona di questa qualità ambientale. Gli ultimi che stanno facendo le discariche le fanno in zone abbandonate, degradate, che vengono eventualmente utilizzate per discariche provvisorie, e già quelle sarebbero inaccettabili. Pensiamo a farlo in questa zona, quindi io credo che è giusto fare appello a tutte le autorità che hanno capacità di ascolto e di intervento, perché questo progetto si blocchi subito per evitare ai cittadini e al territorio una tensione e per evitare tra l'altro anche danni economici, perché chi fa un progetto sbagliato e poi viene bloccato dovrebbe rispondere dei danni economici che ha causato per aver fatto un progetto sbagliato.